Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie per essere venuti, lo dico diciamo ai nostri studenti che oramai conosciamo bene, ma grazie soprattutto diciamo ai voti meno noti, cioè ai voti degli archivi. Due battute da parte mia e da parte del professore Bianchi, che siamo gli organizzatori di questo evento, per spiegare un attimino diciamo, il senso dell'evento prima di dare poi la parola ai nostri ospiti. Questa, diciamo, con oggi noi cominciamo un ciclo di conferenze che dovrebbe avere una cadenza diciamo trimestrale. Conferenze che in qualche modo vedranno protagonisti alcuni architetti del panorama italiano. Questi architetti diciamo sono scelti, saranno scelti all'interno di questo elenco che è stato pubblicato da World Architects, che in qualche modo diciamo, si è preoccupata di stilare questa classifica dei primi 100 studi di architettura italiana. In qualche modo intendendo con i primi 100 studi gli studi di architettura in Italia più o meno famosi, che in qualche modo oggi sono attivi sullo scenario e in qualche modo influenzano la cultura italiana. Perché il titolo Beyond the Shape, questo è il titolo diciamo di questo ciclo di conferenze? Perché in qualche modo c'è un'idea dietro questa narrazione. In fondo queste conferenze saranno una serie di racconti, però questi racconti hanno un filo rosso che li unisce, che è quello di raccontare non tanto la vicenda personale degli architetti, che anche sarà parte di questa narrazione, ma di raccontare una storia legata a un'architettura costruita, per comprendere qual è la relazione che esiste tra l'esito architettonico, quello che noi vediamo ed apprezziamo quando entriamo, vediamo o fruiamo di un'architettura, e tutto il processo che esiste dietro, che è un processo di carattere costruttivo, decisionale, amministrativo e anche un processo di carattere umano, dove dietro ogni edificio si nascondono storie di persone. Questo è in qualche modo il concept di questa manifestazione. Però diciamo mi preme anche di specificare alcuni perché legati a queste iniziative. Innanzitutto ci piace che la piccola scuola di Ascoli, che è una scuola recentemente giovane ma che ha comunque una forte tradizione, possa in qualche modo essere centrale rispetto al dibattito sull'architettura, e che architetti che, come dire, sono architetti italiani ma sono quasi tutti architetti ben noti sullo scenario internazionale, possano transitare per Ascoli, che diciamo è una città come dire, che vive su una dorsale del paese, che è quella adriatica, che è lontana dalla dorsale tirrenica, come dire, dove insistono le grandi aree metropolitane, che sono spesso i luoghi dove un certo tipo di architettura in qualche modo riverbera, nasce, cresce, eccetera eccetera. E questa diciamo è una prima questione. La seconda questione è che ci piace molto dare alla scuola di architettura in qualche modo il ruolo di mediatore, cioè in questo momento noi ci incontriamo, si incontrano dei professionisti, si incontrano degli studenti e quindi degli aspiranti professionisti, incontrano persone che fanno un lavoro magari come dire, in un contesto geografico anche molto diverso. Quindi l'idea è che in qualche modo la scuola sia un po' il player di un momento di incontro. Non a caso stamattina abbiamo avuto un momento credo anche molto bello, molto interessante per i ragazzi, nei quali i nostri amici diciamo si sono gentilmente prestati a fare da critici rispetto al lavoro che stiamo facendo con il professore Bianchi nel laboratorio di costruzione. E quindi anche questo momento di incontro diretto tra studenti, nel caso di stamattina del secondo anno, e architetti insomma affermati, dichiarando un percorso e una storia, credo che sia un momento molto formativo. La seconda questione che vorrei rimarcare, che si cela dietro questa iniziativa e che riguarda direttamente i nostri studenti, che in qualche modo noi vorremmo con questa iniziativa riportare lo studente al centro della ricerca universitaria. C'è lo studente, il nostro, passato in un termine brutto, abusato, antipatico anche in questo caso, però il nostro cliente o il nostro paziente, diciamo, non lo dobbiamo curare, ma in qualche modo dobbiamo diciamo, fare in modo che lui possa diventare un architetto in un tempo ragionevolmente breve. E quindi, come dire, pensare che in questa scuola transitino esperienze, persone, vicende
di un certo calibro, per noi è un aspetto fondamentale. Anche per ricordare loro che, come dire, c'è nella brochure una frase che ha inserito il professore Bianchi molto bella, dice, per dimostrare che l'Italia è ancora un paese per architetti, e forse lo sarà un po' di più di come lo è stato fino adesso. Per dimostrare questa cosa noi portiamo, come dire, persone che sono state studenti come noi, in molti casi diciamo lo hanno fatto all'interno del nostro paese, e sulla base della loro voglia, del desiderio e della competenza acquisita hanno fatto di questo mestiere un qualcosa che forse diciamo gli ha reso la vita complicata, no? Parlavamo della gestione della famiglia, come dire, della difficoltà di gestire una famiglia quando si fa lavoro e professione a un certo livello. Però alla fine questa cosa si può fare, soprattutto queste persone sono persone, appunto, persone come noi, che erano come noi e che forse sono, anzi sicuramente sono ancora come noi, però sono andate più avanti sulle ali, diciamo, di un desiderio, di una voglia, di un entusiasmo e anche, come dire, di una serie di scelte giuste. Detto questo passo la parola al professore Bianchi e vi ringrazio ancora, perché per me vedere sempre un'aula comunque piena di persone che vengono sulla base di un interesse, diciamo, che poi il nostro interesse, che è quello dell'architettura, può essere solamente fonte di gioia e anche, come dire, un motivo per spingerci a continuare ad andare avanti. Grazie. Il mio compito è quello di presentare Giungo Ghirimoto e Massimo Albisi. Massimo Albisi e Giungo Ghirimoto, alcune cose le leggerò, perché cioè, a me piace molto scrivermi le frasi degli architetti. E quindi presentando loro, vorrei presentare loro attraverso le frasi degli architetti con i quali loro hanno lavorato. Sì, i maestri. Se immaginavo qui in macchina avere un grande culo aver lavorato con grandi maestri. Soci dello studio Albisi Ghirimoto, fondato nel 2002, hanno maturato una lunga esperienza professionale lavorando come architetti, come Renzo Piano, nel Renzo Piano Building Workshop, nello studio di Massimiliano Fuxas, galeotto forse della vostra complicità umana e professionale, Oscar Niemeyer, grande maestro, Ren Colas, nell'ultima fondazione Prada, ma credo anche all'inizio nei mercati generali di Roma, hanno recentemente lavorato con architetti, consegnando un progetto di recente con lo studio di Diller e Scofiglio, giuretto, con Petra Blaze, di Inside Outside, nel concorso del Parco Centrale di Prato. E questa esperienza con i grandi, oltre che dal loro, tra virgolette, permettetemi, bottega artigiana, di cui abbiamo modo di vedere, bisogna un po' riflettere oggi, si sono distinti sul mercato per la loro capacità di gestire una commessa, coccolando il cliente, ma al tempo stesso occupandosi del progetto, seguendo tutte le fasi del processo, dal concept, dal progetto, dall'esecutività, dal cantiere. E qui inizio. In una recente intervista gli architetti Albisi Ghirimoto dichiarano: lavoriamo con due sensibilità diverse, ma che puntano allo stesso obiettivo. Investiamo in un design customizzato, unico e innovativo. Giungo Ghirimoto. E controlliamo il cantiere in termini di fattibilità ed efficienza. Massimo Albisi. Tra i loro progetti si distinguono i nuovi uffici della Pritzker Prize, ma che non si deve dire, Organization di Chicago, progetto da poco ultimato, in un nuovo edificio a Chicago, l'ufficio e laboratorio per un'azienda farmaceutica in Vietnam, il teatro dell'Accademia di Belle Arti a Napoli, l'hotel con spa di Trani in costruzione, edificio molto articolato e complesso all'interno di un tessuto edilizio consolidato, edificio residenziale e teatro con gli altri di Corato, piazza Faber a Tempio Pausani e la cantina Bordemont Bulgari a San Casciano dei Bagni Toscani, di cui hanno preso anche una menzione nell'ambito della 12ª edizione del Premio Internazionale dell'Architettura Sostenibile, che oggi vedremo.
Di recente Massimo Albisi è stato scelto per affiancare il senatore Renzo Piano nel progetto G124 per la riqualificazione delle periferie ed è consulente tecnico per Casa Italia. Nel raccontare questa sua avventura, Massimo Albisi dichiara: queste attività sono un investimento, è la parte civica del lavoro dell'architetto che deve sempre mantenere un valore sociale. Ecco, io vorrei riflettere sul valore sociale di questo studio di architettura. Si è appena inaugurata nella meravigliosa Basilica Palladiana di Vicenza una mostra molto interessante di un uomo che non vuole essere definito archistar, ma di fatto un archistar, che è David Chipperfield, che, stimolato e sollecitato da un giornalista nell'intervista di apertura della mostra, una mostra vestita da lui sul suo lavoro, sul suo recente lavoro, gli è stato sollevato un'osservazione di un architetto, anche lui una grande artista, che si chiama Jack Herzog, dello studio Herzog de Meuron, che di recente ha detto: l'architettura ha un'influenza limitata. E nel rispondere a questa osservazione del Chipperfield, risponde: penso che abbia ragione, la nostra importanza sociale si è ridotta e i nostri sforzi tendono a limitarsi ad occasioni speciali invece che alla creazione del tessuto delle nostre città. E continuando afferma: la buona architettura è una combinazione di qualcosa di tangibile e di esperienziale, di sociale e di utile. Beh, le storie di architettura raccontano questo, quello che diceva Roberto Ruggero prima, cioè il processo sotteso all'arte del costruire, il fatto di stare, di lavorare con le persone, il valore sociale di un mestiere, l'utilità del costruire per il bene comune, ma al tempo stesso di costruire un'architettura ben fatta. Si tratta di storie che vogliono raccontare la storia umana che c'è dietro, che è sottesa dietro a ciascun lavoro di architettura. Renzo Piano l'ha definito una nuova figura professionale, l'architetto condotto. Essere architetto condotto insegna una cosa importantissima: l'arte di ascoltare e di trovare la soluzione, di ricucire e non di dividere. E ancora, sul senso del fare, il significato attuale del costruire, sempre citando Renzo Piano, manca un'altra persona molto importante a mio modo di vedere, anche rispetto a quello che diceva Massimo Albisi, più qui di moto mentre vediamo in macchina qui, e lavorare con i maestri. Di Oscar Di Maia, che in un piccolo volume dal titolo Il mondo è ingiusto, scrive: amo ripetere che l'architettura non è importante. L'architettura è un pretesto. L'importante è la vita. L'importante è l'uomo. Ecco, per me lo studio, per noi lo studio di moto è qui oggi per questo, per riportare il mio modo di vedere sul fronte, sulla difficoltà di lavorare sul fronte, indipendentemente se è un fronte nazionale o internazionale, a quale in qualche modo si adatta. Vuole mostrare il valore del mestiere dell'architetto, che immagina, sogna. Sogna un mondo migliore, dove le persone possano vivere meglio, con un grande senso di responsabilità, così come ci insegna un grande maestro Lorenzo, che in un'intervista racconto strabordiato di me. Quindi grazie Giorgio Pirimolo, grazie Massimo Albisi, vi presento qui a mio modo di vedere un architetto, uno studio condotto. Grazie. Grazie, e grazie di queste parole, insomma, sono abbastanza emozionante. Grazie. Io volevo intanto partire da una cosa, perché che è quella che abbiamo fatto stamattina. L'esperienza di stamattina ci è sembrata molto bella, perché intanto abbiamo visto dei bellissimi progetti. Abbiamo visto dei ragazzi appassionati, dei bravi professori, soprattutto dei ragazzi appassionati che hanno portato, che ci hanno fatto vedere delle belle idee, sviluppate bene,
qualcuna meglio, qualcuna un po' meno, ma non è importante. Abbiamo visto veramente un bellissimo lavoro e soprattutto insomma studenti che hanno voglia di mettersi in gioco, quindi intanto complimenti a loro, cercare di mettere un bel voto a questi esami. E quindi dobbiamo ringraziare noi voi per questa esperienza. Questo nostro intervento cercheremo di essere abbastanza veloci, perché non vogliamo annoiarvi più di tanto. Vi faremo vedere un po' di progetti che abbiamo realizzato negli ultimi anni, e l'unico modo per parlare di noi è far vedere i nostri progetti. Partendo da questa frase, intanto, perché è una cosa su cui noi insistiamo molto, cioè verso la nuova sostenibilità. Pensiamo che la sostenibilità oggi, e lo dico qui perché c'è un corso di tecnologia, di architettura e della tecnologia molto importante, non è soltanto quella della tecnologia. La sostenibilità è culturale, ambientale, è sociale, economica. Quindi quando voi, studenti, ragazzi, affacciate un progetto, non pensate soltanto in termini, o cercate di non pensare solo in termini tecnologici di dettaglio, pensate a come risolvere anche attraverso dettagli problemi un po' più grandi, che non sono soltanto quelli dell'architettura. Io questo sostanzialmente l'ho imparato lavorando con il mio maestro, il primo e devo dire sostanzialmente l'unico maestro, perché ho lavorato con lui tanti anni, che è Renzo Piano. Ho iniziato a lavorare con lui nel 1994 ho iniziato a lavorare con lui nel 94, ho portato avanti sostanzialmente tre progetti, però un progetto, quello dell'auditorium, è stato il mio progetto, cioè quello che ho iniziato dall'inizio a Genova facendo i lavori più semplici, cioè disegnando un dettaglio, disegnando gli spazi comuni e poi piano piano disegnando le sale. Quindi è stato un percorso di crescita costante, molto rigoroso, molto silenzioso, e che mi ha portato poi a seguire anche il cantiere. Questa è stata un'esperienza incredibile, perché ho iniziato a seguire il cantiere dell'auditorium a 30 anni, quindi ad un'età difficile, perché era l'età in cui tutti avevano molta più esperienza di me, come minimo 10 anni. Però è stata un'esperienza bella, perché dalla parte mia avevo certamente la passione, avevo l'ambizione, avevo chi mi proteggeva, questo era il mio team, io sono quello a sinistra più giovane ovviamente, ed ero sicuramente sostenuto dalla conoscenza del progetto. E questo è importante per chi va in cantiere, per chi vuole realizzare un'opera, la propria opera, o l'opera anche di un altro. Deve conoscere il progetto, deve sapere di che cosa sta parlando, deve portarlo come un elemento di ricchezza anche con chi poi dovrà realizzare quelle opere. Il progetto dell'auditorium ovviamente è stata un'opera straordinaria che mi ha permesso di vedere come funziona un grande progetto, come si risolvono piccoli problemi, ma soprattutto come si gestisce un cantiere in cui i problemi nascono, e questo lo imparerete strada facendo, nascono durante le fasi di progettazione, il rapporto con il cliente, durante la parte di realizzazione, di costruzione e poi anche dopo. Un altro progetto di cui mi sono occupato durante la mia esperienza da Renzo Piano è stato il progetto dell'auditorium di Parma. Questo per me è un progetto importantissimo, quasi tutti i progetti che vedrete nostri sono alcuni dei progetti che abbiamo realizzato che hanno un'impostazione legata al territorio, alla dimensione storica, anche ad edifici esistenti, anche se abbiamo realizzato parecchi edifici nuovi. Questo è un progetto a cui tengo molto, perché era l'ex zuccherificio di Dagna, a cui abbiamo semplicemente elevato le due pareti frontali, quelle più corte, abbiamo lasciato che il parco entrasse dentro il progetto per poter e renderlo poi, ed è diventata una bellissima sala per concerti. Quindi qui il gesto era minimo, tanto forte il gesto dell'auditorium di Roma quanto semplice e anche limitato il gesto e l'idea dell'auditorium di Parma.
Questa è una nostra fotografia degli ultimi, insomma, di un paio di anni fa. Il nostro approccio all'architettura è un approccio di team. Lavoriamo insieme, non lavoriamo soltanto noi due insieme, abbiamo uno staff bello, un team bello di 14-15 persone che ci supportano, con cui lavoriamo giornalmente in una dimensione aperta di laboratorio. Penso che Giunco vi racconterà qualcosa su quella che è la sua esperienza prima di, insomma, di incontrarci. Buonasera. Niente, io prima di venire in Italia mi sono laureata a Kyoto, una bellissima antica città in Giappone, e poi subito dopo la laurea sono venuta a Roma a lavorare alla Massimiliano Cursas, dove ho avuto un'esperienza molto diversa da quella che ho avuto prima, nella cultura completamente diversa da noi. Quindi quei tre anni è stata una mia esperienza non soltanto professionale ma di vita molto importante. E poi siamo conosciuti e abbiamo percorso una strada insieme. Sì, la cosa appunto che ci lega non è soltanto l'incontro ovviamente con la Fuxas, ma anche l'idea di fare un percorso in comune. Quando ho finito nel 2002 all'auditorium, dopo aver lavorato 8 anni per Renzo Piano, abbiamo deciso di aprire il nostro ufficio a Roma. Lo abbiamo fatto non essendo romani, ma Roma in quel momento era la città in cui provare a immaginarsi un futuro, c'erano dei progetti meravigliosi in corso. Abbiamo fatto il periodo del giubileo, post-giubileo, quindi era un progetto, era un momento veramente straordinario, e abbiamo deciso di aprire il nostro ufficio. È stato molto difficile perché dovete immaginare, io venivo dall'esperienza di Piano di tanti anni, io ho affrontato grandi progetti, e Giunco veniva dall'esperienza di Fuxas e da altre esperienze in cui appunto la complessità, la ricchezza, la dimensione erano una parte fondamentale del nostro lavoro, e improvvisamente ci siamo ritrovati in due e quindi abbiamo iniziato a costruire la nostra realtà. Ed è stato molto divertente, ve lo dico come inizio del nostro ufficio insieme. Quando ho detto a Renzo Piano, eravamo insieme, che avevamo deciso di abbandonare l'ufficio, di andare via dall'ufficio, di fare la nostra strada, di aprire il nostro ufficio, lui ci ha detto: fate bene, bravi, se tua zia ti chiede di cambiare la carta da parati, fallo. Come a dire, accetta qualsiasi lavoro, fai qualsiasi cosa perché sarà dura. Ed è stato così. Quindi insomma, però ci abbiamo creduto, ci crediamo ancora e abbiamo iniziato a costruire il nostro percorso da quel momento. Faccio un piccolo salto temporale, che è quello del C124. Perché faccio questo salto temporale? Perché poi qualche anno fa, quando Renzo Piano è diventato senatore e noi abbiamo fatto la nostra strada, mi ha richiamato a occuparmi con lui del progetto delle periferie. È un progetto a cui noi teniamo molto, perché è un progetto appunto sociale, civico, dà il senso del valore dell'architetto, che per me ha un senso fondamentale nella società. Io credo che noi abbiamo una grandissima responsabilità. La dimensione dell'architetto condotto è una dimensione che tutti noi in qualche modo dovremmo avere, anche facendo piccolissime cose, però io credo che questo sia un punto di arrivo per ogni architetto, ma deve essere anche la partenza con cui si affronta qualsiasi progetto, l'idea che quello che fai è utile, e l'idea che quello che fai in qualche modo deve prendersi cura delle persone che sono accanto, del territorio, del contesto in cui ci si trova. Abbiamo iniziato parlando di periferie semplicemente perché pensiamo che le periferie siano un luogo bello, e siamo partiti da alcune indicazioni. L'Italia oggi è uno dei paesi con la maggiore desertificazione d'Europa, cioè i territori e i terreni agricoli stanno perdendo valore sia proprio per la qualità della loro dimensione naturale e agricola appunto, sia per la cementificazione del territorio.
E queste due cose devono fare riflettere sia gli architetti che le persone comuni, perché noi ci troviamo anche oggi qua vicino in condizioni molto complesse. Al di là del sisma c'è il problema della, c'è un problema sociale, ci sono è un territorio sensibile e abbiamo iniziato ad analizzare il rapporto delle periferie mettendo appunto alla luce quello che è il contesto storico e periferico. Ovviamente le città vincono, le città storiche vincono sempre, sono meravigliose, rispetto alle periferie ovviamente non c'è paragone. Tuttavia è importante oggi immaginare, soprattutto ad esempio come noi che viviamo a Roma, nelle grandi metropoli, che spesso le grandi città sono in qualche modo mercificate, commercializzate, sono in realtà quasi semplicemente un luogo per i turisti, avulso rispetto al contesto sociale, alla ricchezza sociale, che invece spesso si trova ad esempio nelle periferie. Noi lavoriamo spesso in periferia, anche attraverso progetti, come dire, utili o socialmente utili. E nelle periferie ci sono delle storie meravigliose, basta pensare che quasi l'80% dei romani vive in periferia. Quindi soltanto questo dato dovrebbe farvi capire quanto è importante per noi come architetti, come cittadini, iniziare a pensare alle periferie partendo dalle dimensioni, da quello che è di positivo c'è di positivo il rapporto, le storie delle periferie sono sempre bellissime, perché sono storie di vita. Spesso si fanno delle, come dire, avviene la vita in luoghi improbabili, come ad esempio un pezzo di viadotto. Nello stesso tempo, quello su cui noi lavoriamo molto è la fragilità del territorio, e qua sapete benissimo, insomma, siamo in un luogo fragile. La fragilità però siamo noi incapaci spesso di dare una risposta, oppure siamo noi quando progettiamo, realizziamo male, quando non progettiamo o non realizziamo. E quindi questo è sotto l'occhio di tutti. Nei punti della riqualificazione che abbiamo immaginato per questo gruppo, per l'Italia insieme a questo gruppo, è un gruppo fatto non soltanto di architetti, ma ci sono sociologi, ci sono psicologi, ci sono medici, urbanisti, architetti appunto, è un bellissimo gruppo di lavoro. E però il primo progetto del senatore era quello di devolvere il suo stipendio totalmente per giovani architetti, quindi lui ogni anno, quest'anno anche, il suo stipendio lo devolve a giovani architetti, facciamo una selezione in tutta Italia, scegliamo 2, 3, 4, 5 architetti che lavoreranno per un anno ad un tema specifico, e quest'anno il tema è la scuola. I 20 punti della riqualificazione, ne cito soltanto un paio, ovviamente cercare di non costruire più sul terreno fertile, ma uno dei temi importanti è quello di riuscire a costruire in periferia luoghi nobili, biblioteche, spazi per la musica, spazi civici. Oggi mi raccontava il professore di questo progetto bellissimo della biblioteca itinerante. Ecco, questo è un progetto straordinario, la possibilità di poter dire ricostruisco la comunità attraverso un piccolo progetto, una piccola libreria, in realtà quella fine, una biblioteca itinerante, è un bellissimo tema. E abbiamo affrontato questi progetti, ad esempio a Roma c'era un viadotto abbandonato, e poi concludo questa parte, c'era un viadotto abbandonato di cui abbiamo reimmaginato la vita per un po' come l'High Line a New York, cercando di dare una nuova vita allo spazio, ovviamente, e fare un progetto per lo spazio di questo viadotto inaugurato e abbandonato per 25 anni, e abbiamo pensato intanto di partire da sotto il viadotto, cioè di riuscire a liquidificare lo spazio più semplice, che abbiamo fatto con le nostre mani e con i nostri soldi, cercando di creare una piccola comunità che potesse portare in questo quartiere periferico a nord-est di Roma un po' di comunità e cercare di evitare o di colmare la separazione fisica tra due quartieri abbastanza isolati nel cuore della periferia nord-est di Roma. Vi faccio vedere un paio di progetti di riqualificazione. Questo mi piace farvi vedere i teatri, perché ovviamente una delle cose di cui ci siamo occupati tanto sono i teatri, spazi per la musica, non solo, ma insomma questi sono stati alcuni progetti che abbiamo sviluppato negli anni. Questo è il teatro dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli,
In questo caso ci troviamo in uno spazio in un'area meravigliosa nel pieno centro storico di Roma, di Napoli, e in un edificio storico, l'Accademia delle Belle Arti, che aveva all'interno una vecchia sala mai utilizzata, oramai era utilizzata come un deposito, e abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo progetto di qualificazione di questo spazio per farlo diventare un teatro, un piccolo teatro con 150 posti. Allora, la prima azione che abbiamo fatto, e poi tornerò su queste immagini, era quella di aprire le finestre. Queste erano finestre tamponate, come quasi tutte le facciate. La prima cosa che abbiamo richiesto alla sovrintendenza era quella di aprire le facciate verso l'esterno, per mettere in comunicazione lo spazio del teatro, lo spazio dell'attività culturale che si sarebbe svolto all'interno, con lo spazio esterno. Queste immagini sono interessanti perché rappresentano l'approccio che abbiamo in fase progettuale. Questo magari ve lo racconto un attimino, lo aggiungo. Noi li chiamiamo Hands Work, però tutti i progetti li sviluppiamo così. L'idea è quella di creare uno spazio tridimensionale con materiale bidimensionale, e un semplice foglio di carta tagliato e poi sollevato, oppure piegato, oppure a volte curvando. Creiamo questo, cioè cerchiamo di creare uno spazio un po' più dinamico, sia come per creare lo spazio, anche a volte studio delle facciate, la parte svolgente, la parte della pelle, eccetera. Dalla grande dimensione alla piccola dimensione, studiamo con questo metodo. È un metodo che in realtà ovviamente è uno dei metodi che si può utilizzare, è uno dei metodi che utilizziamo, però è una costante in tutta la nostra progettazione, tant'è che oggi eravamo molto contenti di vedere durante la fase di così verifica dei vostri progetti tanti modelli, perché il modello è uno strumento utilissimo per poter comprendere il progetto. Ecco, qua vedete il progetto della sala del teatro dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli. E quindi è un progetto molto semplice e molto essenziale. È una scatola pura, la classica shoebox che si fa appunto per avere un'ottima acustica naturale. C'è un controsoffitto acustico nero sospeso che riprende i quadrati delle finestre. Le finestre sono divise con delle partizioni in quadrati. Abbiamo provato a riprendere il controsoffitto anche per poterlo muovere, come avete visto dal modello, e renderlo acusticamente più interessante e anche più funzionale. E la cosa straordinaria di questo progetto è che si vede fuori, e viceversa, perché chiaramente non so se si vede bene dalle finestre del balcone accanto, dove c'è la signora che stende o che ha il balcone e che si affaccia. La cosa meravigliosa è che vede all'interno del teatro. E io la trovo una cosa straordinaria, ma poi la cosa più bella è che anche il palco ha una facciata bellissima. Però questo non significa che non si debba rendere lo spazio adeguato e funzionale ad una sala, e quindi può essere poi completamente schermato con delle tende laterali che lo rendono completamente cieco. Questo è un altro progetto che abbiamo realizzato con un concorso, anche quell'altro era un piccolo concorso ad inviti. Questo è un concorso internazionale che abbiamo vinto nel 2012, che abbiamo completato successivamente, e qui si tratta del vecchio teatro decorato in Puglia, un edificio abbandonato da quasi un secolo. In realtà poi era stato utilizzato come cinema nel periodo post bellico, ma deturpandolo con le strutture in cemento armato. Noi la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente era cercare di ripristinare il valore della scatola, e poi provare a immaginare di lavorare all'interno con l'idea del vecchio teatro all'italiana, con una forma ellittica, con un cielo, l'antico cielo del teatro all'italiana, anche in questo caso modellando i pannelli interni. Qui era divertente perché la forma ellittica è una forma acusticamente sbagliata, perché ha un fuoco, ha due fuochi, e per l'acustica bisogna in tutti i modi cercare di eliminare i fuochi, anzi moltiplicare i fuochi. L'ellissi ha soltanto due fuochi, quindi è la cosa più sbagliata che si possa fare per realizzare uno spazio per la musica e per la... a ferro di cavallo. E quindi che abbiamo fatto? Giunco ha lavorato
sulla forma ellittica, però cercando di negarla, quindi facendo questo origami con questi elementi che rompono una forma, vanno contro la dimensione ellittica, e quindi questo permette al suono di espandersi e di andare a raggiungere ogni luogo con una minore o una maggiore curvatura. La stessa cosa per il soffitto: studiando il soffitto, dovendo necessariamente realizzare un soffitto acustico, e poi come vedete anche una bolla luminosa, abbiamo provato a realizzarlo con un materiale morbido che poi spingendo e muovendo ha assunto la forma che acusticamente era più importante per il nostro acustico, che era tra l'altro lo stesso acustico che ha studiato e che ha lavorato per l'Auditorium di Roma. E questi sono i modelli. Questo è il progetto definitivo, quindi con la piazza che abbiamo realizzato, il progetto della facciata, del recupero delle facciate. La piazza ad esempio è stato un regalo, non era nel nostro incarico, però abbiamo detto non si può realizzare un'opera così importante senza realizzare anche una piazza completamente pedonale di fronte al teatro, quindi abbiamo ridisegnato completamente la piazza, abbiamo ridisegnato anche gli spazi del traffico laterale. Abbiamo cercato in qualche modo di rendere il nostro progetto un po' più compiuto anche dal punto di vista urbano. Gli interni sono degli interni plastici, in cui la parte storica è stata trattata appunto in modo esclusivamente plastico. Abbiamo lasciato tutte le volute, i disegni, gli ordini presenti. Abbiamo realizzato un nuovo pavimento e anche nuovi spazi di accesso in pietra, la classica pietra di Trani, siamo lì vicino, e la sala invece è un'esplosione di colore e di materia, tutto quanto legno, le sedie sono rosse dopo un tempo, la scatola ellittica in qualche modo avvolge lo spettatore, però nello stesso tempo è rarefatta perché sono tanti pannelli piccoli che assemblati ricostruiscono la dimensione ellittica a ferro di cavallo della sala. Il sipario era quello originale, l'unica cosa che era rimasta dall'Ottocento del sipario l'abbiamo mantenuto. E il grande cielo in realtà è una bolla di luce che in parte riflette la luce esistente che viene anche dalle finestre laterali e in parte ovviamente riflette la luce artificiale, in più anche il suono che è fondamentale, sia la voce naturale sia la musica, diciamo, amplificata. Questa idea, volevo soltanto spendere due parole, questa idea di dividere, scomporre tutto quanto, di provare a realizzare gli spazi, i volumi attraverso una scomposizione delle forme. Questa è una cosa su cui vi aggiungo, lavoriamo molto, ci deriva tantissimo dall'esperienza di Piano, che lavora per moduli, lavora per piccoli elementi aggregabili, deriva anche dallo studio che facciamo attraverso il disegno, quindi cerchiamo di scomporre la forma perché poi sia più facilmente riassemblabile. Come diceva il professore prima, l'idea di prendersi cura anche della parte di costruzione in realtà è un trucco che ci permette di controllare molto meglio la fase di realizzazione e di poter essere più certi che il risultato finale sia dal punto di vista architettonico quello che veramente vogliamo. Questo è un progetto invece che vi faccio vedere perché lo abbiamo completato qualche tempo fa, anzi la torre è stata inaugurata qualche mese fa. Dopo le nostre esperienze principalmente con Piano, ma anche con Di Maier, siamo stati chiamati come local architect ed executive architect da Rem Koolhaas, prima per i mercati generali a Roma, poi i mercati generali sono andati male e quindi ci hanno chiesto di supportarli per Fondazione Prada Milano. Onestamente molti, forse capita a tanti, a me piace molto collaborare con i grandi architetti, ovviamente ci piace collaborare quando possiamo, e in questo caso sempre così, quando possiamo imparare qualcosa, quando possiamo in qualche modo riuscire anche a rubare l'approccio, le idee, le dinamiche, ma soprattutto quando abbiamo la possibilità anche di esprimerci e di lavorare insieme a questi grandi architetti, perché altrimenti sarebbe un lavoro non proficuo per noi, non utile. Qui il progetto era molto ambizioso perché abbiamo 5 ettari,
quasi 20, oltre 20.000, 25, quasi 25.000 metri quadri da realizzare, una parte di edificio, una grossa parte di edificio da preservare, una parte di edificio da demolire, e realizzare due nuovi edifici che sono appunto la Real Museum, questo, e la Monotone. Qui l'idea è stata molto chiara, prima di tutto realizzare un museo verticale con altezze diverse che avrebbe permesso l'esposizione dell'arte contemporanea e dell'arte moderna con maggiore flessibilità e ricchezza, e l'altra quella di poter invece innestare un edificio, quello che chiamiamo la Ilia Museum, all'interno di volumi esistenti, di cui però abbiamo in grossa parte cambiato la pelle. In alcuni casi l'abbiamo cambiata riportandola al grezzo, come in questo caso, in altri completamente rivestita, come quella della Haunted House, che è la casa dei fantasmi, la casa stregata, che è quella dove c'è la collezione personale di Prada e che è tutta quanta trattata con una pellicola d'oro. Il resto degli edifici è interessante perché gli edifici che sono rimasti, quelli diciamo storici, sono stati trattati mettendo, esponendo le strutture in addizione, cioè gli elementi strutturali per migliorare ovviamente la sismicità dell'edificio, per il restauro dell'edificio, li abbiamo esposti, li abbiamo messi in evidenza, non abbiamo voluto nascondere l'azione, l'intervento successivo rispetto all'esistente. E poi abbiamo utilizzato dei materiali assolutamente innovativi. Abbiamo utilizzato questo materiale che è quello che vedete in alto, che è un alluminio, e in realtà questo è un materiale tipico della cultura di Colas, sono pannelli di alluminio di circa 10 cm, alcuni 5, alcuni 10, che venivano utilizzati soprattutto in autostrade in Cina come pannelli fonoassorbenti. Quindi sono dei pannelli alveolari, una specie di spugna, è una spugna che serve ad assorbire il suono, però è molto bella, è bellissima, è un materiale che ha una porosità e una tridimensionalità straordinaria, ed è anche un materiale povero, quindi abbiamo deciso di utilizzarlo per poter rivestire la Ilia Museum e anche parte dell'interno. Per l'interno abbiamo dovuto trattarlo per evitare la polvere di alluminio. Però è stato appunto l'esperimento, utilizziamo dei materiali, come dire, non legati all'edilizia tradizionale, ma in modo totalmente innovativo, per provare a creare e innovare anche la tecnica costruttiva. Questo è un piccolo progetto che abbiamo realizzato 2 anni fa in Sardegna. Abbiamo avuto la possibilità di realizzare una piazza dedicata a Fabrizio De André, e la cosa divertente è che questa piazza fa parte di un progetto più complesso, oggi vi faccio vedere soltanto la piazza. È divertente perché prima di iniziare questa piazza abbiamo ovviamente conosciuto la famiglia di André, abbiamo cercato di capire quale fosse l'idea dietro la piazza per uno dei più grandi artisti della nostra storia. E abbiamo scoperto tante cose bellissime. Intanto Faber non era il diminutivo di Fabrizio, forse molti di voi lo sapranno, io non lo sapevo, ma Faber era il nome che gli era stato assegnato dagli amici perché lui era innamorato delle matite Faber-Castell, e il barone Faber-Castell gli aveva regalato le matite, 12 matite colorate bellissime, regalate direttamente da lui, e quindi veniva chiamato Faber. E io onestamente non la sapevo questa storia, però era molto divertente. Ma questa storia dell'idea delle matite ha un po' segnato il percorso del progetto, perché abbiamo pensato che le matite, 12 matite, erano 12 colori diversi, erano l'idea di un'esplosione anche di vita, di gioia, e poi in qualche modo c'era l'idea di poter restituire una piazza non da calpestare ma da guardare, e quindi abbiamo pensato che la cosa ideale era portare il progetto al di sopra della piazza, quindi di non realizzare il progetto come una riqualificazione della pavimentazione, delle facciate, ma di provare a immaginare la piazza come un velo sospeso, anzi 12 vele sospese, che quando si chiudono diventano delle matite colorate, ognuna con un colore diverso. È molto bello perché ovviamente poi la piazza si colora perché porta le ombre per terra, e la piazza diventa quindi, ha una doppia identità,
Oggi ha avuto, insomma, una piazza che ha avuto certamente un grande riscontro, un grande successo, e l'idea bella era che anticamente questa piazza era un mercato, aveva anche un piccolo carcere, quindi l'idea di anche scegliere la piazza, che non era un luogo così simbolico, retorico, insomma, sicuramente Fabrizio Del Breno l'avrebbe accettato, quella di utilizzare una piazza non veramente composta, non veramente precisa e appunto retorica, secondo me è stata una bella idea, soprattutto poi quella di spostare la percezione della piazza con lo sfondo del cielo, è stato un bel modo di lavorare. Anche in questo caso abbiamo lavorato con Giunco tagliando i pezzi dei cartoncini, facendo cartoncini colorati, realizzando una ragnatela sospesa, e di notte diventa un'altra cosa. Anche questo tema, che i progetti devono avere una luce diversa di giorno e di notte, possono comunicare cose diverse, per noi è molto importante. Questa è la scuola sperimentale che stiamo realizzando a Sora, è un progetto che noi stiamo regalando alla città di Sora insieme all'architetto Piano, insieme a Maurizio Milan e altri, e un team, a Franco Lorenzoni che è un grandissimo educatore, e altri architetti e altri ingegneri. E l'idea nasce da realizzare una scuola in cui il piano terra sia per tutti, sia una specie di centro civico. Il primo piano è il piano dello spazio di insegnamento, il tetto è un tetto giardino, ma neanche tanto, è un terrazzo dove è possibile incontrarsi, è possibile giocare, i bambini possono andare lì e avere una scoperta. E il giardino ovviamente è in contatto con la terra, con il cielo, e una corte interna, una torre dei libri che è praticamente lo spazio in cui i bambini vanno dal piano terra al primo piano, è circondato dai libri, è una scuola ovviamente antisismica, è tutta costruita in legno ed è anche un sistema pedagogico moderno. Perché questi punti? Perché oggi le scuole si fanno una normativa del 1975, vecchissima perché pedagogicamente vecchia perché ad esempio le norme attuali non prevedono la possibilità di andare sul tetto, vecchia perché ci sono alcuni criteri di separazione tra le varie classi che non rispondono più alla dimensione pedagogica attuale. Quindi sarà un progetto che regaliamo, che in qualche modo dovrà testimoniare l'idea di uno spazio fabbrica dove la cultura si costruisce, dove il sapere si costruisce insieme ai ragazzi, insieme ai bambini, e deve essere quindi una scuola aperta anche da un punto di vista costruttivo e dove ogni elemento è parte dell'insegnamento. E questo è un progetto invece di un concorso che abbiamo fatto e che abbiamo perso, siamo arrivati terzi, a cui però noi teniamo molto, che è un piccolo progetto per l'estensione del palazzo di Demanti a Ferrara, è un progetto a cui teniamo perché è un piccolo padiglione e anche in questo caso, lo ricordavo oggi, abbiamo trasgredito completamente le regole imposte dal bando, perché abbiamo pensato che il bando fosse fatto, secondo noi, in modo sbagliato. E quindi abbiamo detto proviamo a proporre una cosa diversa, ed è stato divertente perché ci hanno selezionato e noi non pensavamo, perché abbiamo detto abbiamo fatto un progetto completamente diverso da quello che chiedevano, e poi alla fine siamo anche arrivati terzi. Perché questo? Perché il Palazzo dei Diamanti è una cosa straordinaria, se lo avete studiato, spero che lo abbiate studiato, il rapporto, la sequenza vestibolo, corte interna e corte esterna, cioè giardino, è il tipico rapporto rinascimentale, è quello che sancisce il palazzo rinascimentale con la corte. Ora, il tema era per il concorso, il bando dava come tema quello di mettere un edificio a chiusura della corte interna. Per me era completamente sbagliato, quindi abbiamo immaginato come possiamo fare, e quindi abbiamo immaginato con Giunco che forse la cosa più divertente e anche più giusta per preservare questa continuità, perché potevamo anche non farlo il concorso, però noi siamo architetti, quindi dobbiamo rispondere alle esigenze, in questo caso di un committente pubblico, abbiamo detto lo facciamo, ma quale potrebbe essere la nostra risposta, perché dire no era troppo semplice. Allora abbiamo detto lo spostiamo l'edificio verso la facciata di sinistra, che è una facciata tra l'altro
in parte successiva e anche cieca per alcune parti, lo rendiamo un padiglione e quindi lo rendiamo un elemento anche in qualche modo ripetibile, in qualche modo potesse diventare il progetto del Palazzo di Diamanti da ripetere, e poi soprattutto un piccolo padiglione con struttura lignea che poteva essere anche replicato, smontato, realizzato molto velocemente e molto facilmente. Questi erano i riferimenti, le delizie ferraresi a Ferrara, dove nel periodo d'estense la cosa straordinaria che si facevano delle attività di gioco estese alla città e spesso venivano fatte all'interno di padiglioni circolari, quindi è stato il nostro riferimento costante l'idea di fare un piccolo padiglione circolare. E alla fine abbiamo fatto un padiglione di vetro, tutto di struttura di legno, che ha in realtà all'interno un piccolo scrigno che può essere chiuso o si può aprire per ospitare mostre completamente aperte sul palco oppure completamente chiuse. E uno dei riferimenti è il Palazzo Cazzuna di Tomi. Normalmente questi edifici tradizionali vanno fatti con queste porte, sportelli esterni completamente aperti in modo da far entrare la natura che sta intorno dentro l'edificio. Sì, l'idea del resto, insomma, i grandi architetti, i grandi maestri dell'inizio del secolo scorso avevano rubato tantissimo l'architettura, e Villa Cazzuna è un grandissimo riferimento perché il rapporto con la natura, ma anche l'idea delle pareti mobili era appunto un'idea bellissima per non far finire il progetto. Questi erano i primi schizzi che abbiamo fatto. I nostri riferimenti in fase di progettazione, stiamo parlando del Palazzo Diamanti, ovvero un edificio per l'arte. Questa è l'immagine definitiva. Vi parlo dell'ultimo progetto, quello in qualche modo che approfondiremo un pochettino più nel dettaglio, leggermente più nel dettaglio. Questo progetto è un progetto che abbiamo realizzato in Toscana, vicino Siena, a San Casciano dei Bagni. È un progetto che per noi è stato fondamentale perché prima di tutto ci siamo trovati finalmente a lavorare con la natura, secondo perché è un progetto che ha vinto parecchi premi internazionali, nel 2022 abbiamo avuto la menzione, abbiamo vinto il premio come architettura sostenibile e anche la menzione per lo stesso premio. Abbiamo anche riscosso un buon successo dal punto di vista, come dire, di qualità del vino, perché il vino oggi è molto ambito e questa secondo me è anche la parte più divertente, che ho realizzato un luogo per la produzione del vino, ovviamente doveva funzionare bene. Ma tutto parte dall'idea della natura. E i nostri riferimenti per la natura sono quelli che dovrebbero interessare tutti, sono Palladio, sono Raffaello. Quando uno vede questi edifici pensa sempre all'aspetto, come dire, formale, spesso pensa all'aspetto formale, alla bellezza di questi edifici. Però dobbiamo ricordarci che questi erano spesso anche dei edifici, erano dei luoghi per la produzione, dei luoghi di lavoro, moltissime volte, e avevano un rapporto con la natura, per me quello è uno dei significati più importanti nelle opere di Palladio per queste ville, erano dei luoghi in cui il rapporto tra natura e architettura era totale, era totalizzante. Il vestibolo interno spesso era anche, come vedete qui, era trasparente, per quel periodo era completamente trasparente, la natura entra nell'edificio in alcuni casi proprio per poter amplificare quest'idea. Come sapete la corte centrale era anche affrescata con raffigurazioni appunto naturalistiche. Ma l'altro modello è Villa Madama di Raffaello, un edificio che si modula con la natura, che è modificato dalla natura, che ha un prospetto che cambia. Quest'idea dell'architettura che è sempre differente, che in qualche modo è capace di trasformarsi a seconda del contesto in cui si trova, è un'idea che ci portiamo sempre con noi quando realizziamo i nostri progetti. Da che cosa siamo partiti? Siamo partiti da capire con il cliente che cosa voleva,
cioè siamo partiti dall'idea di come si fa una cantina. Io avevo avuto già un'esperienza per una cantina, avevamo già realizzato una cantina, non così, come dire, non seguendo questo leader. Qui siamo partiti dall'idea di capire quali fossero le esigenze del cliente e che tipo di cantina voleva. Il cliente era un cliente abbastanza importante, è un cliente importante perché è della famiglia Bulgari, però volevamo realizzare insieme a lui un progetto ambizioso, non da un punto di vista, come dire, economico, ma da un punto di vista di struttura, di rapporti, di qualità dei materiali, di tecnologia, di sostenibilità e ovviamente anche di spazio architettonico. Quindi siamo partiti iniziando a mettere su carta, questo è uno scherzaccio che abbiamo fatto tutti e quattro insieme nella fase iniziale, e quindi dove mettere la zona delle botti, dei tini, delle botti di legno, il deposito, l'idea di fare un corridoio centrale molto semplice, il controllo dell'umidità dato direttamente dal terreno, il piazzale con la vista verso la natura meravigliosa, il secondo livello con servizi spogliatoi e gli uffici, ma soprattutto appunto la vista sulle vigne, la vista sugli spazi bellissimi dell'anno in cui eravamo. La cosa divertente è che, fatto questo schizzo, abbiamo iniziato a cercare il luogo, cioè noi non avevamo un luogo, avevamo la possibilità di trovarlo, di andare lì e cercarlo. Abbiamo veramente fatto un sopralluogo camminando con il team, con il cliente, provando a immaginare quale può essere il luogo adatto per questo progetto. Ed è stata veramente una fortuna, è una cosa che capita raramente. Però penso che sia giusto andare anche alla ricerca del luogo, o se il luogo è già fissato, il consiglio è sempre quello di vedere che cosa vi restituisce, perché l'architetto, lo diceva Roberto prima, l'architetto deve ascoltare, non deve ascoltare soltanto le persone, deve ascoltare anche i luoghi, deve essere capace di ascoltare i luoghi, di essere di medesimarsi negli spazi e iniziare a pensare come cambiarli. Questo è un altro riferimento bellissimo che abbiamo usato durante il nostro percorso, è l'utilizzo del cotto, in questo caso con una parete a salto di gatto che permette l'aviazione naturale, permette la ventilazione, con un colore meraviglioso del cotto. E alla fine abbiamo trovato questa collina, questa piccola collina, su cui abbiamo provato a immaginare di adagiare il nostro progetto. E la prima cosa che è stata piantata, ovviamente sono state le vigne, e quindi il vigneto è stato piantato subito dopo aver trovato il luogo. Pensavamo che era una bella storia quella di far crescere il progetto e poi la cantina insieme alle vigne. Questi sono i primi schizzi che abbiamo immaginato, cioè l'idea di lavorare sulla sezione della collina opponendo delle linee rigorosamente orizzontali, e poi di lavorare invece sul terrazzo con delle piccole collinette dove anche i bambini potevano giocare, ci sono gli alberi, e questo poi è anche un piccolo espediente per ridurre il peso del tetto. Questo è il concept iniziale di questo progetto. Intanto il terreno sta su una dolce discesa dove abbiamo fatto dei tagli e abbiamo incastrato dei setti che fa da struttura principale di questo edificio, e poi il terreno che si crea tra un setto e l'altro qui. Abbiamo fatto dei tagli per sollevare poi gli spazi intermedi ed è uscito fuori uno spazio un po' più dinamico. Sì, uno spazio dinamico e soprattutto dialogante con il terreno accanto, appunto, come diceva Giunco, una dolce discesa che abbiamo sfruttato, abbiamo utilizzato quello che avevamo, e quindi abbiamo in grossissima parte interrato l'edificio, e ovviamente questo ha determinato una qualità della, insomma, della, come sapete, del,
degli aspetti impiantistici, perché se io utilizzo la massa del terreno per raffrescare gli spazi, soprattutto quelli della cantina, quelli del deposito, delle barrique, e quello è il miglior condizionamento che io posso ovviamente adottare. E in più gli ho messo anche sopra un tetto verde che ovviamente aumenta l'inerzia termica dell'edificio. Salendo ci si libera dal terreno e piano piano il terreno in realtà è entrato negli spazi, lo ha un po' invaso, e poi dall'alto si hanno la prima piazza naturale, che è quella con 4-5 ulivi che noi abbiamo in realtà preso da lì, rimosso, messo in sicurezza e poi riposizionati sul tetto, e poi la piazza minerale, che è quella di pietra, che è appunto accanto alla piazza, quel verde. La cantina ha un'idea, che è quella di poter vedere la natura ovunque. In qualsiasi punto io ho una sezione che mi permette di vedere la natura attraverso la trasparenza. Anche questa è stata un'esperienza, perché in genere i barrique dicono non devono essere vetrate, ma la cosa importante è che non ci arrivi il sole diretto e che abbiano un buon isolamento, e questo si può fare anche con il vetro, e il sole diretto non c'era. Però questo ci ha permesso di avere sempre da ogni punto una bellissima trasparenza, una vista continua verso la natura. E come vedete appunto la cantina per grossa parte è interrata. Non volevamo una cantina pioggera, volevamo un rapporto con la natura, con questa bellissima curva. E poi abbiamo deciso di utilizzare il cemento armato. Il cemento armato è un materiale che amiamo per tanti motivi. Uno, perché è un materiale imperfetto. E due, perché è un materiale che insomma è ovviamente il simbolo della contemporaneità da un certo punto di vista. Giunco ha lavorato tanto con dice maestro che Takamatsu, e lo utilizzava moltissimo nelle sue opere. Uno dei miei riferimenti è Wickham, che lo utilizza in modo straordinario. Quindi abbiamo pensato, proviamo a utilizzare il cemento armato, soltanto che eravamo in un'area vincolata, sovrintendenza e quello che vi potete immaginare. E quindi abbiamo... In realtà il cemento armato è uno dei materiali naturali, materiale che si trova un po' dappertutto nel terreno, quindi non è assolutamente un materiale sintetico. Certo. E in più quello che abbiamo immaginato era quello di provare a pigmentare il cemento, e quindi non di utilizzarlo grigio, ma di provare a colorarlo con i pigmenti del posto. Questi sono i modelli di studio che abbiamo fatto durante la fase progettuale. Come potete vedere, i setti tagliano, fendono il terreno, e questi sono tutti i modelli che abbiamo fatto noi in fase di studio. Il modello aperto, no, abbiamo portato qualche dettaglio per far vedere anche qual è il lavoro che c'è dietro un edificio così semplice, perché l'idea di questo edificio era quella di realizzare un edificio con cemento armato facciavista. Questo complica tutto, perché il cemento armato facciavista ti porta a esporre ogni cosa, quindi devi esporre le strutture secondarie, devi esporre gli impianti, devi mettere tutto a vista. Ma la cosa bella è che il cemento armato ti dà proprio l'idea del lavoro. Cioè il cemento armato ti permette, mettendo tutti gli impianti a vista, di seguire quali sono i flussi impiantistici, di seguire quali sono le tubazioni, e quindi devi però controllarle, progettarle. Quindi uno dei lavori più grossi che noi abbiamo fatto è stato quello di disegnarci tutti i percorsi dei canali, dei tubi, tutti quanti in acciaio inox, perché dovevano essere in acciaio inox, ma è stato un lavoro complesso. Quindi alla semplicità di realizzare l'edificio in cemento armato si affianca la complessità di gestire tutto il percorso, di tutto quello che si vede, e si vedrà tutto.
Questi sono alcuni dettagli, come potete vedere abbiamo studiato in fase di progettazione e anche in fase di realizzazione tutti i dettagli che poi ci hanno permesso di avere un controllo in cantiere estremamente accurato, ma soprattutto di arrivare al risultato che volevamo, cioè quello di essere il più minimalisti possibile da un punto di vista di qualità dello spazio, anche se quello spazio, come vedete, è uno spazio molto ricco e denso, perché è uno spazio colorato, vibrante. Questi sono alcuni dettagli della, del corrimano che abbiamo ovviamente lungo tutto il perimetro, in alcuni punti del perimetro della, della cantina. E questo è un dettaglio interessante perché, come vedete, noi abbiamo un tetto giardino. In realtà è un tetto con poca, è un tetto verde, non è un vero e proprio parco, però in alcuni punti, perché dovevamo avere un carico non eccessivo sulla copertura, però volevamo un tetto verde per poter garantire un perfetto controllo dell'umidità e della temperatura interna, in modo tale che l'edificio fosse passivo, ed è un edificio sostanzialmente passivo. Però in alcuni punti poi ci siamo alzati facendo quelle piccole dune che avete visto nello schizzo. L'altra idea era quella di lavorare attraverso un modello di sostenibilità economica, sociale, ambientale, e quindi abbiamo deciso di realizzare questo edificio con piccole imprese locali. È stato più complicato, però è stato molto più, come dire, avvincente, e anche insomma ci ha restituito tantissimo, perché lavorare insieme alle imprese locali, da un lato noi abbiamo dovuto trasferire alcune conoscenze che loro non avevano, non per ignoranza, ma perché non avevano mai realizzato alcune opere, ma dall'altro noi abbiamo imparato tantissimo, perché abbiamo imparato anche l'arte di chi lavora ogni giorno con progetti semplici ma molto ben fatti, e quindi anche noi abbiamo imparato tantissimo da questo rapporto. Quindi il processo è un processo economico e anche sostenibile, perché le imprese non locali. Materiali molto semplici che in realtà danno una maggiore, possono essere, hanno maggiore forza, interesse e anche efficienza. L'edificio è un edificio che consuma 30 kW e ne produce 35. Abbiamo fotovoltaico, abbiamo geotermico, abbiamo il tetto giardino e abbiamo un controllo di ventilazione all'interno dei locali che viene utilizzato esclusivamente quando le temperature esterne superano i 40 gradi. Capita raramente, però ovviamente per la tutela del vino, che è un vino pregiato, abbiamo dovuto garantirlo. Ma questo è stato fatto attraverso sonde geotermiche. E questo è il cantiere. Il cantiere è straordinario perché voi avete visto una collina all'inizio, però per poter realizzare il nostro progetto abbiamo dovuto sbancare la collina e abbiamo dovuto ricostruirla. Ovviamente abbiamo dovuto poi rimettere il terreno, lo abbiamo ridistribuito uniformemente in altre aree, questo sempre per poter garantire una sostenibilità del progetto. L'abbiamo utilizzato anche in aree adiacenti per risagomare e per ricolmare alcuni elementi in cui il deflusso delle acque non era ideale. Lo sbarcamento era di 11 metri, quello che abbiamo fatto. Abbiamo trovato un terreno argilloso bellissimo come struttura, come natura. Ci siamo innamorati del terreno quando siamo andati lì e abbiamo visto queste pareti con questa struttura. Abbiamo pensato che effettivamente la scelta di utilizzare il cemento, di lasciarlo naturale con tutte le imperfezioni, era la scelta giusta. Una platea di fondazione molto semplice, niente pali. Questi sono alcuni provini dei colori che abbiamo provato a fare con le argille del posto. Poi abbiamo scelto, come vedrete, un colore ancora più caldo, e questa è la lamiera. E qui inizia la parte della costruzione. Abbiamo realizzato molto semplicemente i primi quattro setti. I quattro setti sono stati realizzati in oggetti importanti, separati in due. Abbiamo voluto mantenere la separazione delle fasi di getto e quindi continuare a vedere la separazione tra le varie fasi di getto, proprio perché volevamo che ci fosse una sonorizzazione generale delle pareti, la possibilità di leggere
le attività, il lavoro del nuovo, il tempo, perché il cemento armato quando si getta cambia colore e passa in base all'ora, a chi lo fa, a chi lo vibra e anche alla qualità del cemento in quel momento. Per cui è sempre cambiante. Qua lo vedete chiaramente, una parete un po' più scura, una parete un po' più chiara, è molto bello per questo, credo. L'altra cosa del cemento armato è che è una superficie astratta, è una superficie astratta su cui tutte le proiezioni danno una vibrazione meravigliosa al cemento, e quindi il cemento è qualcosa di, ovviamente forse noi siamo un po' malati, ci piace particolarmente, però è una materia con cui è bellissimo lavorare, insomma, non sempre, ma è molto bello lavorare. Questo è tutto il processo che poi abbiamo dovuto utilizzare per impermeabilizzare il cemento e per renderlo completamente inattaccabile anche dai batteri, perché dovete immaginare che questo ovviamente sono spazi alimentari, quindi dovevamo trattarlo in modo tale che fosse anche adeguato alle normative dell'ASL. Questo è il corridoio interno. Tutta la struttura è in acciaio che iniziamo a montare. Qua si vede il primo oggetto del solaio dove poi metteremo il terreno. Tutta la scala in ferro. Questo inizia piano piano il cemento a scomparire. Manipoliamo il terreno. Una parete di 10 metri si riduce a un metro, e poi qua abbiamo iniziato appunto a realizzare le prime opere in carpenteria metallica per quello che riguardava il tetto della parte di lavorazione. Questa è molto bella questa immagine, perché noi abbiamo realizzato ovviamente la gru è la cosa più importante in un cantiere. Abbiamo deciso di lasciare all'interno della cantina il buco da dove poi abbiamo tirato via la gru, per cui il buco è diventato un bellissimo lucernario all'interno dello spazio della barricata. Quindi quando è andato via è stato stupendo, perché abbiamo riconquistato la luce di un edificio che sostanzialmente per quella parte è internato. E queste sono le immagini del progetto completato. Queste sono le bolle che abbiamo realizzato appunto sul tetto, dove abbiamo messo 4 ulivi bellissimi, appunto esistenti, secolari, molto, molto belli. Il cemento, come vedete, è completamente sonorizzato in base all'umidità, quando si bagna, al sole, acquista un colore sempre diverso, esattamente come il cotto che vedete per terra. Per terra abbiamo utilizzato il cotto naturale, fatto a mano ancora, da una piccola ditta locale, i maestri del cotto, e ha lo stesso colore, ha lo stesso tonalità. Questo è l'ingresso a destra agli uffici, è una rampa leggera, dolce. Questo è lo spazio di lavorazione, le uve arrivano qui, vengono pigiate, c'è la devasta pigiatrice che lavora l'uva e poi la porta all'interno dello spazio della tinaia. Il pilastro l'abbiamo inclinato per liberare la vista, semplicemente, e quindi l'abbiamo dovuto inclinare e poi tirantare dall'alto, perché la vista a sinistra era stupenda. Il progetto iniziale era dentro. Quando siamo andati lì abbiamo detto non è possibile lasciare un pilastro in mezzo, e quindi abbiamo lasciato soltanto l'elemento che lega le due pensiline e l'abbiamo inclinato. Ecco,
è un, la parete in cemento armato, come vi dicevo, è una sorta di quadro neutro astratto su cui si proiettano le ombre della natura ed è un colore molto bello. E poi, come tutti i progetti, come vi dicevo, di notte ha un'altra identità, diventa completamente trasparente, diventa molto permeabile, diventa meno duro, però diventa più industria ed è una cosa che a me piaceva molto. Qui potete vedere la trasparenza, la permeabilità dello spazio della sala di degustazione con la barricaia e con la tinaia, il rapporto degli spazi con il verde e il rapporto dell'edificio con il contesto. Grazie mille. Grazie per questa generosissima, diciamo, conferenza appassionante. Quindi essere dei bravi architetti non automaticamente significa essere dei bravi oratori, precisi, chirurgici, quindi personalmente ho apprezzato molto. Allora, in riferimento a quest'ultimo progetto, ma ne farò magari un altro paio velocemente, in riferimento a quest'ultimo progetto è abbastanza positivo. Cioè, nel senso, questo è un progetto in cui il committente ovviamente aveva due necessità. La prima di realizzare e terminare nei tempi, perché lui aveva ovviamente anche la necessità di vinificare. Una cantina serve per la vinificazione, dovevamo concludere in un anno. È un progetto che si realizza in un anno questo, però abbiamo realizzato un anno, abbiamo iniziato a settembre del 2013, del 2012, 2013, e abbiamo finito un anno dopo, ad agosto del 2014. Quindi è un progetto che abbiamo realizzato di tempi. Non abbiamo avuto quasi alcun imprevisto in fase di cantiere, perché eravamo in un'area totalmente vergine, però abbiamo fatto dei miglioramenti insieme all'impresa. Quindi, il rapporto con il committente è stato non invasivo, ma molto attento sull'aspetto dei tempi. Noi avevamo anche la direzione dei lavori, in questo caso, e quindi è stato anche un po' più semplice, perché abbiamo avuto la possibilità di studiare alcune cose. Però ci sono state chieste delle varianti nel corso dei lavori, perché ad esempio una variante che avevamo fatto era quella di loro hanno deciso di fare non soltanto il vino rosso ma anche il vino bianco e quindi cambiano alcune cose, cambiano alcuni spazi per i depositi e quindi abbiamo fatto delle modifiche. Però siamo rimasti nei tempi, la cosa che abbiamo completato un po' più in là sono state le sistemazioni esterne definitive che abbiamo completato nel giro di 3 mesi. Per quello che riguarda il costo è interessante questa voce perché la dico, insomma, non c'è su questo segreto. Noi abbiamo speso in tutto complessivamente 5 milioni di euro, è un edificio di 2 milioni di quadri, ma 5 milioni di euro è stato il costo complessivo che ha incluso anche le attrezzature. Il progetto è costato 1.600 euro di quadri, quindi è stato un costo abbastanza più che ragionevole. Per un edificio industriale un livello un po' più alto, ovviamente, però volendo un edificio così importante, quindi per quello che riguarda le imprese è stato un rapporto estremamente semplice, però ripeto è un progetto in questo caso un po' particolare. Per altri progetti, faccio ad esempio del teatro di Corato, progetti pubblici completamente all'opposto. Avevamo la direzione artistica, avevamo la direzione dei lavori e i lavori sono iniziati e sono iniziati in una data che non ricordo e sono finiti in una data che non ricordo. Cioè, diciamo che i lavori per un teatro del genere potevano durare al massimo 18 mesi, ma sono durati quasi 3 anni e mezzo. Una delle imprese è fallita durante i lavori. Il comune di Corato non aveva più soldi per poter pagare l'impresa a metà perché c'era stato il blocco europeo, tutta una serie di cose. Però la cosa positiva è che non abbiamo mai perso il controllo.
quindi anche in fase di realizzazione, anche se è stato lentissimo e lungo, non c'è stata mai l'idea di abbandonare l'architetto e di dire ok, proviamo a semplificare, non è un problema rispetto al progetto. E scusami se ti interrompo, che vuol dire che avete trovato una direzione dei lavori intelligenti? Ci sono due temi su questo, diciamo intelligente, dall'altro lato anche inesperta, diciamo, che non aveva idea di come si potesse realizzare l'elemento in teatro, non per incapacità, ma per inesperienza. Fare un teatro è veramente complicato, fare un auditorio è veramente complicato. Se non sai come farlo, sbagli. E per oggi, per un dirigente pubblico, per un direttore di lavori pubblico, sbagliare un teatro è abbastanza pesante. Quindi noi avevamo l'esperienza per realizzare un teatro, venivamo dall'esperienza dell'auditorio di Roma, di Ravello e così via. Quindi diciamo, avevamo questa esperienza per cui loro ci sono affidati molto, noi siamo stati da questo punto di vista estremamente fortunati. E il teatro di Napoli invece è stato velocissimo. Dovevamo impiegarci 6 mesi, ci abbiamo impiegato 5 mesi, è stato un processo molto molto veloce, perché il progetto era semplice, era una scatola bianca, dovevamo levare le finestre, ovviamente fare tutte le accortezze acustiche, per cui insomma, è stato molto molto veloce da questo punto di vista, per cui ogni esperienza è diversa, pubblico e privato poi non ne parliamo. Per fare un buon progetto non ci vuole soltanto un buon architetto, ma ci vuole veramente una buona committenza. E il committente è importante, è veramente importante, perché il committente è il papà dell'opera, è colui che in qualche modo l'ha pensata, non è l'architetto. L'architetto certo traduce quell'opera, però chi la pensa è il committente, su questo bisogna ragionare. Cioè, non esiste un architetto se non c'è un committente, dal mio punto di vista. Congiungo, diciamo sempre, e lei vabbè, viene dal Giappone, per cui lei li chiama, spesso chiamava gli architetti italiani paper architects. Perché? Perché noi spesso facciamo progetti sulla carta ma non li utilizziamo mai. Da loro invece non esiste, è abbastanza raro. E quindi senza un buon committente è difficile avere anche una buona architettura. Un'ultima cosa volevo chiedere, poi magari liberiamo i nostri amici, se sempre che non siano maturate delle domande, che devono fare un lungo viaggio e sono con me da stamattina. Una curiosità, in termini diciamo di metodo di lavoro, quindi prescindendo dalla cantina, in termini generali, ci mostravate in qualche modo quei modelli, quegli handwork, eccetera. Avete in questi anni codificato una metodologia e questa metodologia ve la portate appresso un po' in tutti i progetti o si modifica a secondo della dimensione e del carattere del progetto, anche in termini diciamo di approccio artigianale oppure qualcosa di più diciamo in qualche modo organizzato in modo industriale? Come lavorate? Il modo di studiare il progetto è sempre abbiamo sempre questo metodo di carta e della creazione di questo spazio con materiali semplici tra virgolette. A volte usiamo anche come si dice, con le forme già tridimensionali, non so, volumi già tridimensionali e poi lo tagliamo e componiamo, eccetera. Però di base è sempre un po' questo metodo qua. E abbiamo iniziato con vari metodi, però ultimamente stiamo definendo come il nostro metodo di lavoro più efficace ed ci divertiamo di più. Quindi voi partite lavorando con le mani, no? Voglio arrivare a questo, capite?
Chiaramente poi esiste uno sviluppo digitale del progetto, insomma, secondo quelli che poi sono degli standard che è inutile anche richiamare. Noi abbiamo imposto un approccio di carattere, diciamo, perché su questi temi noi siamo molto interessati, no? Di carattere artigianale, che utilizza le mani e anche lo schizzo, insomma, anche un po', come dire, probabilmente deriva in parte, almeno per credere il suo piace, questo lavoro di carattere manuale, che poi a un certo punto trova una sua, diciamo, definizione ed entra in un processo di carattere digitale, eccetera, eccetera. E questo un po' lo spiego. Sì, anche su questo vorrei dire una cosa. Un tema, allora, sì, è esattamente quello che hai detto. In più noi facciamo anche molti dettagli a mano. Perché facciamo? Ma perché facciamo dettagli a mano? Perché la mano e la matita è uno strumento limitato, estremamente limitato, per cui quello che tu fai deve essere accuratamente pensato. Se tu fai un dettaglio al CAD, non c'è limite a quello che ti serve, non c'è limite, è infinito il livello di approfondimento, ma è una cosa, come dire, abbastanza, per la maggior parte inutile dal mio punto di vista, ma spesso anche fuorviante, non sempre ovviamente, però spesso fuorviante. Quindi quello che io chiedo sempre a tutti gli architetti che lavorano da noi, devono necessariamente fare i dettagli a mano o quantomeno verificarli a mano, perché la mano ti permette di capire il limite di quello che stai facendo. Non puoi disegnare oltre il millimetro, oltre il possibile a dare con la matita, e quindi devi sintetizzare nella tua testa, e non puoi, se tu non sintetizzi nella tua testa, se non hai capito che quella linea magari corrisponde a due o tre elementi, poi quando lo vai a disegnare sbagli quasi sempre. Questa è una cosa che riscontro costantemente quando facciamo un progetto. Quindi io, da un certo punto di vista, ovviamente noi disegniamo da sempre, disegniamo tutto al CAD, Revit, oramai con Revit e con BIM, ovviamente è il nostro approccio ed è quello che ci chiedono, quindi dobbiamo farlo, ma dobbiamo prima pensarlo a mano. Quando sono entrato nello studio di Renzo Piano, mi hanno messo a disegnare mini, a disegnare sezioni, a replicare le sezioni di un progetto a mano. Era un metodo. All'inizio pensavo fosse una questione formale, invece no, ho scoperto che era una questione sostanziale, perché quando sono andato poi in cantiere, mica potevo dire a quello del, diciamo, l'operaio: scusa, torno un attimo in ufficio, ti faccio una sezione, un rendering, e poi no, altrimenti avevo già perso il mio lavoro. Dovevo disegnarlo a mano. Questa manualità, e questo ci tengo a dirlo, attenzione, non dovete confondere la manualità con la capacità di disegnare. Non dovete essere dei pittori, non dovete essere dei... Siete degli architetti, sarete degli architetti, quindi il disegno è uno strumento di comunicazione. Serve a comunicare le vostre intenzioni, a farvi comprendere, chi poi deve tradurle, in materia, perché poi la nostra è una materia che pesa, no? Quindi questa traduzione dovete essere capaci, se dovete fare gli architetti, di farla a mano, perché vi permetterà di restituirmi in cantiere molto più semplicemente, molto più efficacemente. Questa è un po' l'idea, se mi spento a quello che vuoi. Sono domande? Beh, io una domanda che la voglio fare, perché questi si chiamano racconti e storie, no? Beh, ogni progetto ha una storia. Loro raccontavano, mentre mangiavamo qualcosa, che per la chiusura del cantiere della cantina si sono trasferiti per la direzione lavori in un agriturismo di fronte al cantiere, per fare le vacanze con il proprio figlio, o per, come dire, aiutare il proprio figlio e la propria famiglia a sentire meno il peso e la fatica di un mestiere. Beh, questa è una storia che fa venire i brividi addosso. Allora noi oggi qui parliamo di processo, quindi parliamo di concept, di progetto, di direzione dei lavori, ma però a un certo punto arriva qualcuno, taglia il nastro e tutto finisce. Raffaele Moneo, nella solitudine degli edifici,
dice questo, che l'architettura alla fine la senti nascere, la costruisci come un figlio, la coccoli, te la porti avanti, la vedi crescere, poi però a un certo punto va via, la devi abbandonare. Jean Nouvel, in una delle mostre internazionali di Venezia, fece una cosa interessante, anche molto difficile, credo anche dal punto di vista personale. Provò a scattare, dopo anni di distanza, fece scattare, dopo anni di distanza, le sue architetture che aveva realizzato precedentemente. Cioè quando era tutto finito, quando, come dire, il palcoscenico era, cioè, era spento i riflettori, per capire realmente se quell'architettura aveva avuto successo, oppure se tutto quello che uno si era prefigurato sulla carta in qualche modo si era in parte avverato. Allora la domanda che io faccio ai nostri ospiti è questa: siete mai tornati a vedere le vostre creature cercando di ripercorrere chiaramente tutto quello, la fatica che c'è stata dietro, e capire pure se c'è stato qualche errore, qualche sbaglio, se qualche dettaglio è riuscito meglio di qualcun altro? Io non credo che non ci sia. Torniamo spesso a dai nostri clienti, dai vecchi progetti, eccetera, perché uno dei nostri progetti che poi non abbiamo presentato, ma un complesso industriale, è uno dei nostri primi clienti che ci richiamano per altre cose, altri progetti, quindi torniamo dove si trova il cliente, che è vicino al progetto, quello diciamo iniziale, e quindi andando a vedere altri progetti passiamo davanti, ma come sta il nostro film, no? Quindi capita spesso di vedere progetti come dopo anni. E poi uno dei progetti, degli edifici che abbiamo visitato ultimamente della fabbrica che abbiamo fatto a Vietnam, e io personalmente sono tornata dopo 10 anni, un po' meno, 8 anni, per un altro lavoro, e sono passata lì era una zona industriale creato all'epoca, poi è stato comprato, ogni lotto è stato comprato da un'azienda diversa dall'altro, e questo edificio che abbiamo costruito è uno di questi, e quando abbiamo costruito c'era soltanto il nostro progetto e qualche strada intorno, e altri erano sterrati, ancora transennati, eccetera. E dopo 8 anni che sono tornata era tutto una specie di business park costruito, bellissimo, con autostrada fatta apposta. È una cosa bellissima, un'esperienza molto bella, che non ho riconosciuto sinceramente. E l'edificio nostro era intatto, perché il cliente era molto bravo, diciamo, di mantenere come era stato. Però capita spesso di trovare pezzi, di fare comprare, arrivare lì e vedere delle cose che hanno fatto che non vanno bene, oppure di vedere le cose che tu hai fatto. Ci capita, insomma, sicuramente. Però è un'esperienza che uno deve fare, anche perché l'architettura è uno spazio che si modifica continuamente. Uno dei nostri primi edifici è stato un edificio residenziale, il secondo è stato un edificio residenziale in cui follemente abbiamo deciso di fare, eravamo sul mare, tutte le facciate con dei pannelli mobili. Eravamo dei primi edifici con pannelli mobili in tessuto e albino. Ovviamente abbiamo utilizzato il tessuto da bacca, abbiamo fatto un sacco di prove, e quindi si muoveva sempre, cioè è un progetto bello perché non c'era una facciata. E dopo tanti anni ci siamo tornati e avevano eliminato grossa parte dei tessuti, però li avevano lasciati liberi senza nulla,
ho detto ma abbiamo sbagliato lì sicuramente qualcosa, perché se non li hanno levati, se li hanno levati era perché. Invece poi mi hanno raccontato che alcuni di questi, avevano levato alcuni di questi bambini perché si erano rotti, erano male, 12 anni insomma, c'era necessità una sostituzione, e tutti gli altri, di vari livelli, per emulazione hanno detto ma forse l'architetto aveva pensato che da 12 anni bisogna levare, per cui li hanno levati tutti, però poi li hanno rimessi, perché devo dire che sono stati abbastanza fortunati. Però ci sono tante cose che non hanno funzionato nel nostro progetto, questo lo diciamo molto onestamente, tante cose che abbiamo rivisto e che abbiamo dovuto in qualche modo risistemare. Questo avviene spesso, se uno ha un buon rapporto con il cliente, è naturale che qualcosa possa andare male o che si modifichi, sì, però è sempre abbastanza difficile. Così di essere dei professionisti? No, io penso che lo fanno un po' tutti gli architetti, penso che sia naturale per un architetto tornare sul luogo del delitto in qualche modo, per cui... Va bene, se non ci sono altre domande, salutiamo i nostri amici, li ringraziamo. Tipiche che lavorano anziché sull'idea portale che è quella originale di Kobayashi, sulla costruzione di questo pannello, di questa costruzione, diciamo, seguendo anche i dettami, i piani e tutto quello che ne è derivato, una struttura in qualche modo. Questi sono pannelli poi trattati, ovviamente hanno un livello di temporaneità, possono essere sostituiti. Adesso non abbiamo affrontato progettualmente, ma non abbiamo ancora liquidato tutto quello che abbiamo studiato. Sono delle mobili e ci sono dei casi attualmente interessanti.